Ti sarei chiesto un sacco di volte, ma questa cosa, questo alimento, lo posso mangiare con il diabete? E la risposta è: io mi chiamo Emanuele, ho 21 anni, purtroppo ormai sono vecchio anch'io. Sono uno studente di medicina e ho il diabete da più di 15 anni. Comunque, se potresti lasciare un mi piace, un commento, un iscriviti qua sotto per un malato cronico che sta male, soffre tantissimo tutti i giorni. Questo video probabilmente, e questa domanda, viene probabilmente alle persone che hanno appena ricevuto una diagnosi di diabete e non sanno come modificare la propria alimentazione. Diciamo subito che non è del tutto necessario cambiare la propria alimentazione. Certo, avere le buone abitudini può aiutare molto, aiuta molto se preferisci invece mangiarti il gelato a fine pasto, ti mangi una mela. Sicuramente questo è più utile. Perché in realtà non è del tutto necessario cambiare la tua alimentazione? Questo perché la biochimica ci viene in aiuto e ci dice che comunque noi non possiamo vivere senza carboidrati. Quindi comunque zuccheri dobbiamo prendere. Magari potresti evitare di mettere del zucchero nel tè, ovviamente. Però questo non significa che la tua alimentazione deve essere priva di carboidrati, di proteine e di lipidi. Devono essere presenti tutti questi alimenti nelle corrette quantità. E correlato ovviamente al proprio fabbisogno energetico, di cui ci sono mille tabelle per calcolarlo in base a età, altezza e stile di vita e attività fisica. Ma venendo al punto di questo video, posso mangiare la pizza? Sì o no? La risposta è ovviamente sì, ma ci arriviamo. Per la glicemia va bene? Assolutamente no, e spiego un attimo perché. Questo perché è formato da tutte le componenti alimentari e la pizza è un pasto unico. Cioè, la pizza ti dà i carboidrati, i grassi, perché poi c'è un esserci olio, grassi a mozzarella, alcune proteine del latte, che sono presenti a mozzarella. Quindi in realtà troviamo presenti tutte le componenti. Ora, cosa cambia? Perché quando fai la puntura, fai il calcolo dei carboidrati, la glicemia è giusta, ma poi si alza durante la notte, se la mangi la sera o nel pomeriggio, se la mangi a pranzo? Questo perché bisogna vedere come il nostro corpo digerisce i vari alimenti. Cioè, i carboidrati sono i primi che vengono digeriti e dentro 2 ore generalmente sono stati presi tutti gli zuccheri e sono stati messi in circolo. Per quanto riguarda proteine ci vuole più tempo, per quanto riguarda lipidi questa azione richiede ancora più tempo e che viene svolta in 4 ore, può essere anche 5, dato che sono delle molecole molto più lunghe e molto più difficili da digerire. Quindi significa che noi quando facciamo l'insulina per la conta dei carboidrati, noi abbiamo contato solo le prime una tipologia di alimenti che abbiamo mangiato, abbiamo contato soltanto, non abbiamo considerato né proteine né grassi che sono presenti in questo specifico alimento. Non considerando questo specifico gap, significa che dopo 2 ore, 3 ore, 4 ore, la glicemia si alzerà. Si alzerà e andrà alta, e quindi tu dovrai inseguire con delle integrazioni. Questo è il motivo per cui la glicemia si alza generalmente dopo un pasto e per cui viene detto generalmente non la pizza, specie perché la pizza è molto complessa. E in Italia non viene messo ad esempio neanche lo zucchero nell'impasto. Negli altri paesi all'estero viene aggiunto lo zucchero nell'impasto, non chiedimi perché lo fanno però, e specie se si va a comprare quella già pronta da gelata del supermercato, lì c'è sempre, quindi state sempre attenti. Anche se però lì è specificato in modo diretto nella lista degli ingredienti quanti grammi hanno gli specifici alimenti. Quindi sarebbe più semplice se in ospedale all'inizio ti dicessero di non fare la conta dei carboidrati, ma fare la conta di carboidrati, lipidi e proteine. Se ti venisse detto questa cosa e tu potessi fare la conta specifica di ogni singolo alimento, potresti avere la glicemia perfetta tutta la notte. Quindi, per ricapitolare, cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che si può mangiare qualsiasi alimento col diabete, anche la pizza che è il caso più estremo, ok? Basta sapere come controllare e sapere come agisce questa. Quindi significa che dopo 2 ore che noi abbiamo mangiato, sicuramente la glicemia da lì inizierà a salire. Quindi che tu hai 20, che tu hai 40, che tu hai 100, ti auguro di non avere né 20 né 40, ma 100 sì. Se tu hai 100, sappi che si alzerà sicuramente. Io ti ho detto tutto, ci vediamo nel prossimo video e se non l'hai ancora fatto, iscriviti qua sotto.